Perché l'ho provocato, ho detto guarda, mi ha chiamato Richard, mi ha detto che ultimamente sembrava un po' addomesticato. Ma allora lui ha bravo di voi, ma non sono mai addomesticato in televisione. No, lui, tu mi hai detto a me. Ah, lui, certo. Dobbiamo far aumentare il traffico sul nostro sito ora. Dobbiamo farlo aumentare ora! Idee? Potremmo creare una serie web con dei ragazzi che scoprono di avere dei superpoteri e che devono combattere i vampiri. Davvero mi stai proponendo un'altra serie web? Sì. Tu lo sai, vero, che l'anno scorso ho divorziato? Sì. Il mio ex marito ha 10 anni meno di me, un passato da modello e un tenore di vita molto elevato. Tu lo sai quanto spendo al mese per pagare gli alimenti a quel parassita del cazzo? No. Non era una domanda, idiota! Voglio idee forti, creative, iodice. Perché non pubblichiamo un calendario sexy con le ragazze vestite come le protagoniste dei manga? Gennaio Sailor Moon, febbraio Lamù. Sailor Moon. Sì, voglio dire videogiochi, manga, erotismo. Chi è che non ha mai immaginato Sailor Moon in bikini oppure Lamù in mutande? O anche senza? Iodice, sei veramente uno schifoso pervertito. Alzati in piedi. E ora schiaffeggiati per la proposta da maniaco che hai fatto. Posso andare a farlo in bagno? No, qui, ora. Davanti a tutti. Più forte. Merci, Katie, sentiamo. Io pensavo che si potrebbe realizzare un'intervista in esclusiva a Hideo Kojima. Mr. Kojima, il creatore di Metal Gear Solid. Silenzio! E chi la organizza? Tu? Sì. Il fatto è che sono riuscito a giocarci contro online e l'ho battuto. Deve essere rimasto colpito perché vorrebbe incontrarmi la settimana prossima al Tokyo Game Show. Alzati in piedi. Finalmente un'idea. Uno sprazzo di luce. E ora voi, necromorfi, applaudite. No, Iodice, tu continua a schiaffeggiarti. E applaudi. Questo sono io prima che iniziasse questo enorme, terrificante casino. Un classico ragazzo di 30 anni con una faccia che ti scordi subito. Loro invece sono i miei migliori amici, Pierpaolo e Antonio. E di solito mi vogliono bene. E lei è Martina. Sono innamorato di lei da quando 3 anni fa è venuta a lavorare qui a Multiplayer. No! Scusami. Sono nuovi. Scusa. Ciao. Piacere, Martina. Piacere, Luca. Sembri davvero molto contento di conoscermi. No, ma mica penserei che, guarda che mi si è bruciato il caffè. Tranquillo, scherzavo. Questa è stata la conversazione più brillante che sono riuscito a sostenere con lei negli ultimi 3 anni. E ora fuori dalle palle! Al lavoro. Insomma, che combinato? Ho fatto un casino. Uè, che c'è? Ti hanno fregato un altro volte in motorino? No. Allora ti hanno sgamato a rubare la carta igienica in ufficio? No. Mica ti sei dimenticato la formazione fantacalcio? Cazzo, sì, anche quello, no! Oh, Lu, oh, che hai? C'ho il passaporto scaduto. Sei un cretino. Il tuo è valido? Sì, perché?
Beccare Kojima mi è costato 1264 partite online contro soggetti che spero di non dover mai incontrare dal vivo. Tutto questo per arrivare a capire quale fosse la sua utenza diretta. Per un mese non sono mai uscito di casa, ho dormito 4 ore a notte, ho annullato la mia vita sociale. Alla fine sono riuscito a batterlo, a guadagnarmi la sua attenzione, a stabilire un contatto. Kojima è disposto ad incontrarmi e quindi io ho bisogno di te. Congratulazioni Lorenzo, hai appena vinto un biglietto per Tokyo. Non posso perdere l'intervista della mia vita solo perché come un idiota mi sono dimenticato di rinnovare il passaporto. Posso solo dire arigato for the interview, Mr. Kojima, I will be there, perché lui non ha la minima idea di come io sia fatto e quindi tu, amico mio, dovrai essere me. Alloggi all'Okura, l'hotel più bello di Tokyo. Ma non avrai tempo per riposarti, non sei in vacanza, non sei un turista. Non visitare la città e non fare shopping, resta solo concentrato sul tuo obiettivo. Questo è il programma. Il 17 mattina compri una penna rosa e vai al Tokyo Game Show. Arrivato alla convention ti dirigi allo stand della PlayStation. Ti metti la penna nel taschino della giacca e aspetti sotto al cartellone di Resident Evil 6. Kojima ti starà osservando. Questa è una sua specifica richiesta. Prima di incontrarmi vuole capire che aspetto ho. Attendi fiducioso. Entro pochi minuti arriverà qualcuno a comunicarti luogo e ora in cui la mattina dopo Kojima ti concederà l'intervista. A quel punto tornatene in albergo. Mangia una cosa leggera e vai a letto presto. Sure. Are you in Tokyo for work? More or less. Can I drink with you? Yes, but just one drink. Tomorrow will be a big day for me. Of course, just one. Someone will negate us. Yes. No, no, dame, dame. Questo silenzio, dai, racconta, no? Com'è andata? Com'è lui? Luca, devo dirti una cosa. Sono mortificato. E fai bene, fai, perché io adesso sono rovinato, hai capito? Il mio capo mi massacra, cazzo, cazzo. Dai, come facevo a dire di no? Guarda quanto è fica. Effettivamente fica è fica. Lu, comunque non mi sento bene, eh. Cioè? Ho spossato, ronzia nella testa, quella stronza mi ha pure morso, guarda. Ieri ho mangiato anche un hamburger. Tu. Erano 10 anni che non ne mangiavo uno. Andiamo a casa, dai. Dai! Aspetta un attimo. Dove cazzo? Aia!